Salve a tutti, come stiamo oggi? Stiamo bene? In questo momento del Covid, che fate? Che cosa fate? Che cosa non fate? Che state combinando oggi? E oggi voglio, oltre a questa cosa che mi piace interagire con voi, voglio parlarvi di una cosa per me seria. E apro e chiudo la parentesi. Questo è un mio pensiero, non è una cosa che mi hanno detto o visto, ma è quello che penso. Allora, io penso che in questo momento del Covid tutti noi siamo un po' sfortunati, scioccati, depressi, ok? Ma chi ha purtroppo una disabilità o semplicemente ti sente giù perché ha della, purtroppo anche la depressione è un deficit. E intanto se sentite qualche la televisione, perché mi non si sta vedendo il film, e io approfitto che il bimbi sta cucinando e parlo di questo. Allora, io stavo dicendo che tutti abbiamo angosce, tutti abbiamo ansie, ma lo Stato si mette mai in mente, si mette mai nei panni di chi purtroppo non può andare al lavoro, non può uscire, non può fare niente? Perché parliamoci seriamente, alcuni di voi escono, andare al lavoro, incontrano le persone, sempre con le dovute distanze. Però chi ha problemi, handicap, non ha la possibilità di farlo. Quindi, stando in casa, stando sempre in contatto con la propria famiglia, perché rendiamoci conto che tranne io e Mino e altri ragazzi che sono riusciti con la propria disabilità ad farsi una vita all'infuori della famiglia, ma ci sono altri che purtroppo non hanno la possibilità. Quindi stanno in casa con i genitori. E vi ripeto, è sempre un mio punto di vista, eh? Lo Stato deve dare la possibilità a queste famiglie, a questi ragazzi con disabilità, queste persone con disabilità, deve dargli un aiuto, un sostegno psicologico. È vero che noi non possiamo fare le visite perché c'è questo maledetto Covid, a meno che non sono prioritari, cioè sono urgenti e te lo fanno, ma questi poveri ragazzi con disabilità o bambini, cioè scherzano, stressano ai genitori, tolgono dei giorni ai propri genitori. Ragazzi, io parlo anche perché non pensate che Mino o io non scriviamo, anzi siamo i primi a schierare, dire oggi che cavolo facciamo? Sembra le stesse cose. Che cosa ci vediamo? Che cosa facciamo qualcosa?
noi che ragioniamo, un pochettino che ragioniamo, riusciamo a comprendere quello che succede. Ma quelli poverini della nostra categoria dei disabili non riescono a capire La gravità la gravità della situazione. Come devono fare i genitori? Cosa devono fare i genitori? c'è lo Quindi Stato. lo Stato, secondo me, deve dare la possibilità, anche tramite computer o tramite telefono, dare un supporto psicologico a questi ragazzi, alle proprie famiglie. Oppure dare un sostegno alle associazioni. Arriverei a questo. Visto che noi, parlo io e anche Mino, insieme a altri ragazzi, frequentiamo delle associazioni. Se queste associazioni per questa emergenza non sono disponibili perché sono chiusi 24 ore su 24 con una persona disabile, e vai a finire al manicomio, ragazzi. Anche con bambini, non è soltanto i ragazzi con disabilità. Io parlo della disabilità perché mi tocca È di una cosa che una viviamo. cosa che vivo io, capito? Quindi io penso che lo Stato deve dare anche la possibilità a queste famiglie qualche supporto, qualche possibilità di Trovare un dottore, uno psicologo che le aiuti. Trovare qualcuno a dare la possibilità, vi giro così vedete anche meno, e Dare la dare la possibilità. possibilità a queste famiglie, perché i bambini gli dai un gioco e finisce, ma uno di 30 anni, 40 anni e via dicendo, cosa gli puoi dare? Non è un bambino, non è una. Ma allora, secondo... Scusate che intervengo. No, vai, vai. Secondo me, oltre allo Stato, sono anche le associazioni che se ne lavano le mani. Perché non... Mino, come fanno le associazioni con il Aspetta, Covid a aspetta. intervenire? Aspetta. Non possono intervenire. Però ci sono... ci sono... Scusate che chiudo il bimbi. Ci sono dei mezzi con le quali... nei mezzi informatici con i quali possono interagire, c'è Skype, c'è Zoom, che con i quali possono È interagire. vero che l'Aquila, l'associazione che noi frequentiamo ogni giorno, i volontari che io saluto e ringrazio per quello che loro stanno facendo per noi, anche da lontano. Io penso Però che. questo, aspetta, però Aspetta. questo non è una giustificazione, nel senso che Ma loro, cioè, c'è il co Alidacore. Alidacola, sì, io non parlo di Alidacola perché Alidacola è una delle poche associazioni che con il Covid cerca di stare attiva, come ha detto Colomba, anche io mi unisco a lei nel ringraziare per il sostegno ai volontari, perché invece di stare a casa loro Non stanno a casa, però ci fanno delle chiamate, ci fanno. invece di pensare a loro hanno trovato qualche tempo per chiamare noi Tipo fanno la videochiamata. con Fanno una. Skype, con WhatsApp, con questo, e c'è chi vuole trova il modo per comunicare con delle persone disabili, delle persone anziane.
che in questo momento si sentono abbandonate, sole. Quindi ci sono i mezzi di comunicazione per poter fare compagnia a loro ed a noi. Basta soltanto attivare il cervello ed usare, perché il Signore. Allora, scusate che dico questo. La pratica è il Signore è sempre in mezzo, Perché il perché Signore. noi lo mettiamo sempre in mezzo da dovunque. Perché il Signore ci ha dato un cervello. E il cervello ce l'ha dato per utilizzarlo. Sapete, il cervello, non voglio prendervi per sciocchi o per stupidi, però io parlo così. Sapete, il cervello è un organo molto importante e va utilizzato. Una cosa va ragionata perché se voi parlate tramite Skype o tramite WhatsApp o tramite Zoom, il virus non si attacca. Quindi, aspetta, Sì, fammi finire. sì. Quindi non avete e non abbiamo scuse per poter parlare con le persone meno, diciamo, fortunate. Oppure anziani, vostri nonni, vostro nonno, vostra zia, vostro papà anziano, quindi non hanno scuse per poter. Poi qualsiasi persona anziana, per grazia di Dio, per Mina, fortuna, fatti vedere perché non ti per vedi. grazia di Dio, per fortuna, ha qualcuno al fianco, quindi c'è sempre qualche giovane a fianco, quindi Posso? non possono. Non potete voi trovare scuse, dice non possiamo parlare, non possiamo, perché mo anche le scuole sono chiuse, quasi Da tutti domani i bambini e i ragazzi saranno a casa. tutti i lavori quasi sono chiusi, quindi non trovate scuse, invece di stare a casa, Non ti vedi, Mino, però. invece di stare a casa, scusate. Invece di stare a casa a non fare niente oppure a giocare col telefonino, parlate con qualche persona. Se avete qualche persona disabile in casa e fuori casa, oppure qualche persona anziana fuori casa, lontano, usate il vostro telefonino invece di chattare, parlate con le persone care. Io Scusate, concludo scusate. dicendo che questo è un nostro pensiero, non è un rimprovero a nessuno, è un nostro pensiero. Perché io ieri, giusto? Anzi, noi due ieri abbiamo chiamato una nostra amica. Non ci ha voluto parlare e abbiamo parlato con i genitori, però già il fatto che noi l'abbiamo chiamata per lei è eccellente la cosa. Una cosa importantissima. Questo vuole dire, Mino, di trovare 10, 5 minuti, 10 minuti del vostro tempo ad comunicare con persone che hanno difficoltà. Lo so che non è per voi Forse. non è bello, non è giusto, però anche la telefonata, la videochiamata può essere utile. Vi ringrazio e vi salutiamo nell'amore del Signore. Se vi piace questo video, mettetemi un pollice in su, scrivetevi o se vi va pure commentatemi qua sotto. E alla prossima. Ciao ciao!